Nella settimana dal 10 al 16 ottobre si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni, con un'incidenza di nuovi casi pari a 9.186, più 3,54%, con un valore cumulativo di 191.100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, a seguire Siracusa e Trapani. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e i 79 anni e tra i 45 e i 59 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Sono 32 nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 40. Negli ultimi 7 giorni, dal 13 al 19 ottobre, sono entrate in terapia intensiva Covid 229 persone, in crescita dell'8,5% rispetto alla settimana precedente.